Ciao amici di Piacimi Ancora, mettiamo subito le cose in chiaro. Chi è senza peccato scagli il primo carrello. Intesi? Lo so che molti di voi mi diranno: Michele, ma la carne bisogna comprarla dal macellaio. Sì, lo so, e sul canale lo diciamo in continuazione e vi ho fatto conoscere davvero tanti macellai. Però, ragazzi, parliamoci chiaro. Ma chi è di voi che non va ogni tanto al supermercato a comprare, fa la spesa? Tutti, ok? Tutti, per quello chi è senza peccato scagli il primo carrello. Oggi confronto, ragazzi, tra due colossi, Carrefour contro Lidl. Format del genere YouTube è pieno, noi li facciamo sulla carne, ma soprattutto sto giro lo facciamo con l'aiuto di Paola, che siccome è una chef sa distinguere la carne buona da quella che non è buona. Sto giro sono in ritardo io. Ah, sei arrivato finalmente. Buongiorno. Ciao amico cane, ciao, come stai? Ciao, tutto bene, ciao. Ora prendiamo la carne anche per te. Fatto. Sì. Allora, queste sono tutte quante la stessa scadenza, no? Vedi? Sì. 2109 2109. Io però voglio prendere questa che è più brutta. Sì. Perché, cioè, parità di scadenza, mi sembra che questa è leggermente più vecchia. Spesa complessiva da Carrefour 16,20 euro. Arrivati a Lidl, via della Lega Lombarda. Andiamo praticamente all'inizio di via Tiburtina, per intenderci. Grazie. Costa pure di meno, costa 4,49 al chilo. Alla... mix di salsicce, suino, 100% italiano. Vai. Ciao amico mio, ciao ragazzi. Bene ragazzi, da Lidl abbiamo speso 12,08 euro. Breve riepilogo, ragazzi, di quanto abbiamo speso, di quello che abbiamo preso e soprattutto volevo dirvi i parametri con i quali io e Paola abbiamo scelto questi tagli, queste tipologie di carne. Allora, partiamo dal manzo. Lidl abbiamo preso una scottona, Paola, di... questa è una scottona provenienza Francia. Eccola qua, scottona Francia. Si vede dal colore che è giovane la carne, no? Sì. Quindi è scottona, sì. È più chiaro il colore. 4,20 la bistecchina per 16,99 euro al chilo. Invece da Carrefour, manzo danese, pagato 24,99 euro per un costo di 7,15 euro. Aperta parentesi, per quanto riguarda il manzo, siamo andati a cercare la carne più economica. Capitolo hamburger. Hamburger. Abbiamo cercato hamburger italiani in skin. Da Lidl abbiamo trovato l'hamburger di chianina a 3,29 euro, mentre invece hamburger di Maremma 4,99 euro da Carrefour, entrambi 200 grammi. Poi sfida sul maiale, sfida sul migliore amico dell'uomo. Lidl 9 euro al chilo la salsiccetta, da Carrefour 9,99 al chilo. Allora qua però abbiamo scelto tutti i suini, salsicce di suino italiane, così proprio uguali. Bene. Questo, ragazzi, è il nostro tavolo di confronto. Questo è quello che alla fine abbiamo comprato. E ora andiamo a mangiare, a testare. E... no, e mo' vado a cucinarmi che... Cambio. Io tengo la telecamera e tu passi alla griglia. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo una griglia, ma fantascientifica. Sì, una roba, sì, che non avete, sì, mai visto. Allora, ragazzi, questo è il mio potente mezzo dove andrò a grigliare. Ma è stata una cosa voluta, perché... spesso vogliamo farci una bistecca sul terrazzo, non andiamo a racimolare quella griglia vecchia che poi alla fine basta che griglia, e quindi vi dimostro che basta un po' di manico e si può grigliare ovunque. Quindi con questo grande mezzo anche un po' traballante andrò a fare questo confronto, ok? E se la griglia in dotazione ci dovesse abbandonare, abbiamo... quest'altra che mi ha comprato Michele, ragazzi. Perché lui deve sapere che uno che spende tanto per me e ha speso la modica cifra di 9,90 euro per comprarmi questa, che forse un bambino ci può giocare. Io l'ho montata lo stesso, capito? Ma cioè, ragazzi, vabbè, lasciamo sta. E dopo il focus sui nostri dispositivi di cottura super wow performanti, è ora di mettere a confronto la ciccia. Vai Paola, da che iniziamo? Vale. Iniziamo dalla bistecca. Vai. Allora, dall'odore questo è più piacevole,
Ma questa io l'ho scelta appositamente così. Qual è più piacevole dall'odore, scusa? Questa qua che è la scottona. La scottona di Lidl è più piacevole Questa sta al all'odore. limite, ma io l'ho fatta apposta perché avevano tutte quante la stessa data di scadenza. Ma questa aveva un colore bello stanco. Guardate il colore, scavate perché quelle più fresche le mettono sotto. Vedete, è ossidato. Ok, questa vabbè, già di per sé perché essendo scottona comunque è più chiaro il colore, però questa si vede che le altre erano più accese come colore. Dice, ma Michele, perché avete preso la bistecca più vecchia? Allora, quella si può mangiare senza problemi, però volevamo farvi proprio vedere il colore stanco. Diciamo che l'intento di questo video è anche darvi qualche nozione, così quando andate a fare la spesa, ragazzi. Matematico Paola vi dirà che questa, ragazzi, era la diavolina dell'inquilino È precedente. vero, è verissimo. Comunque tu sei sempre il primo che mi vuole mettere in brutta luce. Tra l'altro con questi potenti mezzi con la bagnarola, però questa qua veramente, cioè, se c'è stata data, questa non era mia. Guardaci. No, 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 l'ho trovata qua, davvero. Poi un pezzettino proprio l'ho messo. Pronte, pronte, Ma sì, cottura al sangue. scottura al sangue, mica. Allora questa te la faccio bollita. Sono fettine queste. Quello che ho potuto fare. Assaggiamo la bistecca più economica di Carrefour. L'ho fatta quella al sangue. E assaggiamo la bistecca più economica di Lidl. Non c'è paragone, vince proprio a mani basse la bistecca più economica di Carrefour. Anche perché è manzo e non è scottona, c'ha un sapore, insomma, più da bistecca, però ci terrei Paola che adesso l'assaggiassi te. Ci piacciono questi cambi. Vado. Vai. Ora stai assaggiando la bistecca più cara, la bistecca più economica di Carrefour. Sapore è buono. Questa è una scottona francese, quindi potrebbe essere tranquillamente una Cherolet, una limousine, per avere questi prezzi. Parliamo della più economica di Lidl. Però mica questa qua, la scottona accontenta il palato di tutti, eh. Ma attenzione, io sarei più pro scottona, sai? Cioè se mi devo mangiare una bistecchina così, non lo so. Beh, il sapore è più intenso quell'altro, però questa è più trasversale. È arrivato il momento hamburger. Yes! Qua dobbiamo stare più attenti perché sono praticamente poi quando vanno in cottura sono uguali. Quindi non imbrogliamo. Guarda a sinistra, metti Lidl. A sinistra Lidl. Vai. Un consiglio tecnico sull'hamburger, soprattutto sulla griglia, non lo dovete toccare. Lo lasciate là, quello ve lo dice lui quando è pronto per essere girato, perché appena lo tocchi si stacca. Ok, adesso lo farò vedere con i miei potenti mezzi, perché io ce l'ho pure la borsa mia con tutte le attrezzature, però ho voluto usare cose di casa, quindi prenderò la schiumarola e La giro schiumarola, certo, l'hamburger. sì. Va bene. Ribadisco, questo è un video volutamente casalingo. Stiamo replicando, ragazzi, le esperienze di tanti di noi che vanno al supermercato, accendono la griglietta di fortuna e girano l'hamburger con la schiumarola. Non scherzavi quando hai detto che avresti girato gli hamburger con la schiumarola? E voilà. Guarda che bella crosticina, avete visto ragazzi? Sono staccati da soli. E questa è una griglia degli anni 30, cioè di quelle che sono corrose, che attaccano, quindi. Lidl e Carrefour. Confronto tra gli hamburger. Partiamo dal taglio. L'hamburger di Lidl. Paola, commento su questa cottura? Vabbè, che ti devo dire, ho cucinato io, sa fa. E comunque assaggiamo, va. Questo è un hamburger costato 3,29 euro, fa il lavoro suo. Assaggiamo quello di Maremmana. Questo è venuto un pochino più cotto. Assaggiamo. Cosa divertente, lo stesso hamburger con la stessa grammatura, ma arrivano praticamente da due aziende diverse. E presi da due supermercati diversi, messi sulla griglia, l'avete visto ragazzi, danno risultati differenti. Allora, Paola, in 20 secondi dici perché l'hamburger di Lidl è al sangue e l'hamburger di Carrefour È non è al medio, sangue. è un medio, pure un medio ben cotto. Si può guardare già da quello che c'è nel piatto. Allora, ragazzi, questo non è frollato, sicuramente. Carne non frollata, infatti è uscito molto sangue. Questa invece è carne frollata. Quindi alla fine questo è una carne che ha avuto un'attenzione maggiore. Ed è il motivo per cui costa di più.
Sicuramente. Ed è il motivo, ragazzi, per cui al palato c'ha un po' più di gusto, un po' più di personalità, una consistenza più intrigante. Vanno bene tutti e due, eh? Ma se proprio dobbiamo decretare un vincitore, io credo che l'hamburger di Carrefour sia migliore. Per quanto anche quello di Chianina, di Lidl, ottimo prodotto, ma tra i due, se lo devo mettere sul podio, dico Carrefour. Quindi dico l'hamburger di Maremma. Buono, però si sente con la carne fresca, guardate. Guardate il sangue che esce, vabbè, è uscito tutto perché prima Michele l'ha tagliato. Vedete quando esce tutto questo? Questo è sinonimo che la carne è proprio fresca fresca. Andiamo con questo. Wow. No, a livello di sapore, ragazzi, non c'è paragone. Mica me lo posso finire. Per me vince la maremmana. Anche se questo di Chianina, ragazzi, nulla da dire, eh? Nulla da eccepire. Se vi posso dare un consiglio, questo toglietelo dallo skin, diciamo un po' anche nel frigo a prendere un po' di aria, no? Che si asciuga un attimo, perché è veramente molto fresco. Hamburger finiti, è arrivato il momento di passare alle salsicce. Allora, vediamole da vicino. Queste, ragazzi, sono le salsicce di Lidl. E queste sono le salsicce di Carrefour. Queste sono un pochino più rosse, queste sono un pochino più scariche. Ma qua c'è più grasso. Dove? Vedi? In queste qua di Carrefour. Sì. E si vede anche che sono puntinate, c'è anche del pepe nero. Ah, interessante. Vado? Vai. Ragazzi, riepilogando, per cucinare un'ottima salsiccia, un po' di pazienza e non me le bucate, altrimenti... Altrimenti Paola arriva a casa nostra e mi gonfia di botte. Giuro, io non ho mai bucato una salsiccia in vita mia, mai. 11 minuti, ragazzi, da quando abbiamo iniziato a cucinare le salsicce. Paola vuole fare una considerazione. Allora, queste sono quelle del Carrefour, queste sono quelle del Lidl. Stesso discorso, messe insieme, a braccia è la stessa. Queste sembrano ancora crude, queste sono invece già belle caramellizzate. La forchetta, ragazzi, la dovete utilizzare solo a cottura ultimata per bucarle e vedere quanto grassetto esce. Vedi? Ok, però ora non ce le esprimiamo tutte, le assaggiamo. Da che iniziamo per l'assaggio? Da quella bucata, perché sennò poi esce tutto. Ma vado io, Michele, faccio tutto io? Vai te. Vado? Questo è Lidl, eh? No, sto giro vince Lidl, a mani basse, ragazzi, io non me l'aspettavo. Vince Lidl per un semplice motivo, perché quella di Carrefour era troppo speziata, quindi tendenzialmente il sapore della carne, quindi del maiale, del suino, non era percepito. Quindi qua sulla salsiccia vince Lidl a mani basse. Ma quella di Carrefour andava bene se uno gli piace la salsiccia speziata. Sicuramente, questo è il mio gusto, ragazzi. Io tutto quello che stiamo dicendo ovviamente sono pareri nostri, eh. Poi vi stiamo anche spiegando il perché. Sono comunque degli ottimi prodotti, questi sono tutti suini italiani, però a me io questa la faccio vincere. Eppure le salsicce le abbiamo finite, ragazzi. Visto che questo è il terrazzo di Paola, vi faccio vedere una cosa. Ho scoperto una cosa. Ho scoperto... Che c'è? La piantina di peperoncini che custodisce gelosamente. Sì. Questi sono i miei banero. Poi lascio l'aglio, le patate. Vedete? Ragazzi, il terrazzetto della chef. Queste sono le patate, qua pure sono patate. Patate? E basilico, maggiorana, un po' di erbe aromatiche, e la salvia. Bene, bello. Grazie. Le cose che mi servono. Amici di Bracemi Ancora, allora, questo video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto, spero che questi confronti che noi facciamo tra grandi supermercati possano darvi qualche valore aggiunto, qualche spunto, possano insegnarvi qualcosa. È finito 2-1 per Carrefour, che ha vinto rispettivamente sul fronte hamburger e sul fronte manzo. Lidl ha fatto il suo golletto sul fronte salsiccia. Attenzione, ragazzi, il prezzo in più che pagate quando andate da Carrefour ve lo ritrovate sotto i denti, ad eccezione, ragazzi, della salsiccia, che non ci ha molto convinto. Ma una cosa ci tengo a dire, sono considerazioni le nostre soggettive, ma soprattutto, ragazzi, sono considerazioni che abbiamo fatto, parametri che abbiamo fatto su dei prodotti campione, ok? Non è che Lidl è meglio di Carrefour o Carrefour è migliore di Lidl. Sono entrambi, diciamo, supermercati che garantiscono un certo standard. Fatemi sapere, ragazzi, se volete altri confronti, se volete che andiamo a trovare altri supermercati, se volete che insieme a Paola vi raccontiamo qualche altro segreto per fare la spesa nel migliore dei modi nei supermercati. Paola, grazie mille per il tuo supporto. Cioè, la casa è tutta affumicata, però va bene, dai, è stata una bella cosa. Possiamo... questo format è carino.
Ci presterai il terrazzo per il prossimo video? Vediamo. Brava, così mi piace quando te la tiri. Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.